الوعد الوعد ها آه أنتم تسمعون الصوت 是。 Buonasera e benvenuti a Guerra e Pace. I fatti della settimana, i fatti più importanti della settimana nella copertina curata come sempre da Francesco Esposito. È tensione altissima tra Iran e Israele dopo l'attacco di Teheran sabato notte, tensione altissima condita con l'incubo nucleare. Dopo Tel Aviv anche il regime degli Atollah minaccia di attaccare i siti nucleari israeliani se aggrediti. Cominciamo da qui e saluto gli ospiti Alberto Negri, mio compagno Buonasera. di viaggio da sei anni a guerra e pace ed è tornata Lucia Goracci. Buonasera a entrambi. Buonasera Lucia, ben, benvenuta, inviata del TG3. E poi saluta, collegata da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera anche a te Alessandra. Buonasera Antonio. Benvenuta. Allora, prima di cominciare con la cronaca, col commentare, analizzare la cronaca di questa settimana, io direi di cominciare da una buona notizia per certi versi, insomma, che racconta un dramma. E che cioè la foto, la foto che ha vinto, che è stata eletta, eccola qui, la vediamo, la foto dell'anno del WordPress Photo del 2024, è stata scelta. Uh, la foto del, uh, di Mohammed Salem per l'immagine scattata a Gaza il 17 ottobre dello scorso anno all'ospedale Nasser, in cui si vede una donna che in assa Abu Mammar abbraccia il corpo senza vita di Sali, sua nipote di 5 anni, avvolta in un sudario. Come vedete, direi che eh, ogni commento a questa foto è, è veramente superfluo. Da sola basta per raccontare la tragedia del popolo palestinese ormai dopo il 7 ottobre. Ormai siamo arrivati a 34.000 morti e chissà quanti ce ne saranno ancora sotto le macerie. Ma alla guerra ci arriviamo tra un attimo. Cominciamo dalla notizia forse più grave, più preoccupante per la regione intera e non solo la regione intera, cioè la, la crisi, l'altissima crisi tra... Iran e Israele con l'incubo nucleare. Alessandra, cominciamo da te questa crisi, gli ultimi aggiornamenti da Gerusalemme. Sì, sappiamo che col tramonto di lunedì comincerà la Pasqua ebraica, che dura una settimana, e quindi il mondo attende col fiato sospeso di capire come e quando Israele risponderà all'Iran. Si dice che forse lo farà al termine della Pasqua ebraica, che sarà il 30 aprile, però è davvero molto difficile fare previsioni in questo momento. Oggi il Premier Netanyahu ha incontrato separatamente i responsabili della sua intelligence, ha chiesto loro unità, ha parlato di minaccia esistenziale al paese, certamente dipenderà anche da lui, premier che sappiamo sempre più contestato nelle piazze in Israele deciderne il destino l'Iran oggi ha minacciato di cambiare la sua dottrina nucleare se Israele attaccherà direttamente i suoi impianti la Casa Bianca ha aumentato le sanzioni contro l'Iran e insieme ha anche smentito una notizia data questa mattina da fonti egiziane per cui Washington avrebbe in qualche modo eh, dato il via libera per l'operazione di terra all'esercito israeliano a Arafa in cambio di una risposta limitata di Israele sull'Iran e poi oggi c'è anche la notizia che eh, il ministro della difesa Gallant ha eh, parlato all'elite diciamo, della sua aviazione, ha detto chiaramente di essere pronti a fare più missioni nelle prossime settimane sulle sette aree che ha detto di cui Israele è sotto attacco e sappiamo che in questo momento l'arena più eh, calda rimane quella sul fronte con il Libano dove da giorni continuano scontri pesanti, Hezbollah lancia droni contro Israele, ha colpito ieri anche eh, un villaggio arabo, in realtà colpendo e ferendo però diversi militari israeliani e l'aviazione israeliana continua suo, con i suoi raid a bombardare le postazioni dei miliziani libanesi. E poi sappiamo che è anche in corso uno scontro all'ONU per riconoscimento dell'autorità de palestinese come eh, non sì, più sì, osservatore ma stato poco. membro, con chiaramente del, del, appunto uno scontro tra tra l'ambasciatore israeliano e anche gli interventi quello iraniano e di quello palestinese. Sì, si vota tra poco al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la piena legittimazione insomma, del, dello Stato palestinese. Eh, vedremo nei prossimi giorni se passerà questo voto e che cosa potrebbe cambiare. Ma intanto restiamo, partiamo per ordine: eh, scontro Israele-Iran. Eh, Intanto, secondo voi, ehm, quando colpirà Israele e in che modo? Chi comincia? Ma, guarda, Buzzetti ha detto una cosa che condividono più o meno tutti, no? Mm. Lo spazio temporale potrebbe essere o è prima della Pasqua ebraica, cioè in queste ore, e la Pasqua ebraica comincia lunedì, finisce il 30 o dopo, o dopo la Pasqua ebraica. Come? Questo... La domanda come e dove si è fatta l'ipotesi che possano colpire ancora qualche altro grado della gerarchia dei, dei Pasdaran, come è, stato, come è stato in passato, e questo forse rientrerebbe in una reazione come dire, più sostenibile conten e contenuta. Tieni presente, e noi ce lo siamo detti molte volte, che dopo l'uccisione del generale Cascenso Leimani, che era in realtà il numero due del regime, diciamocelo francamente, la reazione, la reazione di Teheran allora fu assai debole. Leibile. Debole. Infatti eh, Lucia, eh, a me ha sorpreso anche un po', proprio su questo che dice Alberto, la reazione iraniana all'attacco di sabato notte, a parte per l'efficacia di questo attacco, ma anche per il tipo di attacco, no? siamo abituati a un Iran che agisce in un altro modo. Anche nel caso di Soleimani, fece un piccolissimo. Una bombetta, direi così, vicino ad una base americana perché fu ucciso due anni fa appunto da un raid americano. Sei stata sorpresa anche tu e cosa pensi? Come reagirà Israele anche per te? Allora, a mio avviso, eh, l'Iran non poteva non rispondere eh, perché c'è stata una progressione nell'azione del mm -hmm. governo israeliano in questi mesi. E, mh, si era ucciso già eh, un generale eh, delle forze al-Qud, Musavi a Natale a Damasco, questa volta però è stata colpita un'ambasciata e quindi nel percepito degli iraniani questo significava che Israele si sentiva mano libera eh, a colpire l'Iran, i suoi interessi, ma anche i suoi ufficiali, eh, ovunque comunque. e comunque e anche un po' a freddo perché non è che si venisse da un momento di particolare escalation, semplicemente per il ruolo che l'Iran ha nella... Regione. Quindi c'era una deterrenza dal punto di vista dell'Iran da ripristinare. E... Massiccio, la risposta è stata massiccia e è stata seguita dall'annuncio il giorno dopo, da parte dei vertici dei pasdarani iraniani, di un cambio di equazione. Questa volta, dice l'Iran: a colpo israeliano risponderemo con colpo. Uh, tra l'altro in direzione del territorio di Israele, per cui io penso che a sua volta Israele non potrà non uh, rispondere indirizzando il suo colpo su, verso il suolo iraniano, ma uh, questo a colpo su colpo che dice l'Iran è anche un avvertimento per americani, per europei, come a dire, ricordatevi che poi tra i due paesi ci sono più di mille chilometri di distanza, non è che è una questione fra noi due, Israele e Iran, in mezzo c'è il mondo arabo, in mezzo c'è il Medio Oriente. Il mondo arabo, che una parte però ha aiutato Israele a difendersi nell'attacco famoso di sabato ottobre, questo è un segnale importante per Teheran, no? Questo Alberto? è stato un segnale importante, però deve essere Arabia come Saudita, dire. come Giordani, Emirati esatto. Arabi. Arabia Saudita, Giordania, Emirati hanno sostenuto, sostenuto, sostenuto Israele in qualche modo. Però bisogna saperlo leggere anche. Prima di tutto la Turchia la ha Turchia. chiuso lo spazio aereo e ha detto agli americani. Di qua non si fa nulla. Alleato della Nato. E lì ci sono, è un alleato della Nato che ha le basi con i missili rivolti sia contro la Russia che contro l'Iran. E poi attenzione, a parte che questi paesi arabi hanno subito detto Israele cercate di non far scatenare un conflitto perché se no ci andiamo di mezzo pure noi, ma guardate che il mondo, il Medio Oriente non è cambiato solo nella direzione del patto di Abramo come vorrebbero gli Stati Uniti, è cambiato anche nel rapporto tra Sciti e Sunniti. Un tempo noi li volevamo sempre contrapposti, in realtà è in parte così. Prima di tutto l'Iran ha ovviamente un rapporto di sostegno a Damas e lo sanno tutti. Ha un ottimo rapporto con il Qatar che è un altro paese sunnita, ma ha anche rapporti molto, molto importanti con i fratelli musulmani. Quindi attenzione, e infatti nel mondo arabo lo sanno e per questo chiedono a Israele di contenersi, perché l'Iran non ha solo la leva degli Hezbollah o le milizie sciite o gli Houthi, ha un'influenza proprio nel mondo sunnita. Anche. Se posso aggiungere una cosa, a me ha colpito all'indomani del bombardamento mm. del consolato iraniano a Damasco come è stata eh, subitanea e vigorosa la condanna di Tutte le capitali arabe, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno fatto gli accordi di Abramo con Israele, quasi che capissero cosa l'Iran non poteva non fare dopo quell'attacco e quasi che ne fossero preoccupati. Insomma. E poi dopo Gaza non è che possono, che possono fare finta di niente, eh? perché l'abbiamo capito tutti che <ride> Netanyahu ha colpito l'ambasciata la, iraniana a Damasco, a Damasco perché sì. voleva oscurare i, i titoli dei giornali, dei media. La, la, questione, la questione di Gaza quindi ce l'ha fatto per questo ma certo, poi ma lo sapevano perfettamente era un rischio calcolato non è vero come scrive oggi il New York Times che non lo sapessero ha violato due sovranità Beh, sarebbe sorprendente ha violato due sovranità quella della Siria e quella, e quella, del, e quella, e quella iraniana e noi come abbiamo reagito? mettiamo sanzioni all'Iran e non c'è una condanna di una potenza occidentale contro questo tipo di violazione. Siamo al solito doppio stato. Allora, a proposito di come abbiamo reagito, tra l'altro c'era anche nella copertina quello di Francesco Esposito, quando abbiamo lanciato sui social network, Lucia, questa, i temi della puntata di questa sera, eh, uno subito ha scritto, un, ha scritto, ma qui nessuno parla di pace. Ce n'è uno che parla sempre di pace. Ascoltiamo l'ultimo appello di Papa Francesco proprio poche ore dopo l'attacco iraniano. Faccio un accurato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande. Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino. Invece da parte della pace, e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. Ecco, l'Europa e l'Europa, per ora gli, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno reagito mettendo sanzioni, ma qui nessuno parla di pace, a parte Papa Francesco. E se mi consenti anche le opinioni pubbliche eh, di mezzo mondo, le manifestazioni studentesche che anche qua in Italia si esprimono non senza difficoltà, e insomma quasi Io si specchiassero nel mi messaggio, a è chiaro, a mi riferico, però mi caramente. fa piacere ricordare che certo, poi, certo, no, eh, poi le decisioni dei decisori non sempre eh, come dire, rispecchiano quelle che sono... Tra l'altro anche negli Stati Uniti bisogna dirlo. Eh, le sanzioni. Le sanzioni mandano un messaggio all'Iran che va in direzione opposta alla richiesta di cautela e di, sì. eh, come dire, di contenimento. Perché le sanzioni significano eh, che si punisce l'attacco eh, di sabato scorso, mentre l'Iran lo considera un contrattacco per ripristinare un equilibrio e una deterrenza. Quindi punire con sanzioni l'Iran significa appunto che eh, Israele in qualche modo non ha fatto nulla e che <ride> così, point blank, come dicono gli americani, eh, a freddo eh, l'Iran ha bombardato con 300 tradoni missili. Quindi eh, è un po' contraddittorio rispetto poi alla richiesta che invece arriva da Washington, da Londra, da tutta l'Europa agli iraniani e agli israeliani. Insomma, eh, fermatevi qui. Alessandra. Ehm... Volevo chiederti due cose, se mi puoi rispondere velocemente, ci avviamo purtroppo già verso la conclusione. Eh, intanto hai già accennato della cronaca per quanto riguarda il fronte libanese che è diventato caldissimo, infatti si pensa che una delle possibili reazioni, interventi israeliani sarà proprio sugli Hezbollah libanesi. Ma anche a Gaza la guerra continua a, a far alzare il numero delle vittime? Certo, continuano i bombardamenti. Oggi l'ha riportato anche la CNN, c'è stato un bombardamento in cui è morta una famiglia di 13 persone, tra cui 5 bambini. Un altro ragazzino è morto appunto perché gli è finito in testa uno di questi pacchi di aiuti umanitari. Quindi la guerra certo va avanti. Sappiamo che l'esercito israeliano aveva in qualche modo ridotto i battaglioni all'interno di Gaza, invece sono stati richiamati anche due eh, battaglioni di riservisti. appunto E si guarda chiaramente all'operazione di Rafah, perché questo è il timore di tutti, ci sono ammassati un milione e mezzo di sfollati e chiaramente se inizierà un'operazione di terra è evidente che sarà un altro massacro. Intanto la, la, la situazione umanitaria rimane molto grave, molto aumentano, grazie. questo è vero, i eh, convogli attraverso i valichi però rimane assolutamente gravissima. E le piazze, le piazze israeliane, qualcosa già accennato nell'intervento precedente. Dopo l'attacco iraniano, che è andato come è andato, insomma abbiamo vi visto, non è ha fatto grossi danni. Uh, so cambia è cambiato l'umore della piazza verso Netanyahu che è visto come il nemico politico 100.000 persone, l'ultima manifestazione in coincidenza con i sei mesi del, dell'attacco di Hamas in, in Israele, le sei sera ci sono state 100.000 persone in piazza che chiedono le sue dimissioni. Ancora la piazza è contro Netanyahu o un po' c'è stato una sorta di riavvicinamento? Ma mi ha colpito due cose. Uno che c'è stato un sondaggio proprio due giorni dopo l'attacco di sabato notte dell'Università ebraica di Gerusalemme, in cui si dice che il 48% degli israeliani sarebbero d'accordo con una risposta potente di Israele contro l'Iran, ma invece il 52% no. Quindi vuol dire che la maggioranza non sarebbe d'accordo a un'ulteriore escalation. Le piazze, certo, che continuano anche questa sera a Tel Aviv ci sono manifestazioni che chiedono le dimissioni, ma, ma manifestazioni soprattutto che chiedono di arrivare a un accordo a Hamas per liberare gli ostaggi, perché il grande tema che ancora domina qui nell'opinione pubblica è proprio il fatto che ci sono 333 ostaggi dopo più di 7 mesi ancora dentro la Siccia, di cui sappiamo purtroppo che la gran parte non sono neppure più in vita. Sì, 133. E, e quindi la situazione è questa, Netanyahu ha bisogno, l'abbiamo detto più volte, no, di questa guerra. Addirittura in questi giorni si sentono, anche oggi, poche ore fa, si sentono minacce nucleari, gli iraniani rispondono agli israeliani, se ci aggredite vi bombardiamo i siti nucleari. Davvero c'è da preoccuparsi di questo scenario apocalittico oppure propaganda, Alberto? Una propaganda. Gli americani la prima cosa che avranno detto agli israeliani è quella che non devono bombardare i siti nucleari, i siti nucleari iraniani. Anche perché c'è un precedente qua, eh? con questa amministrazione. Cioè, ricordiamoci che Obama aveva fatto quell'accordo del 2015 sul nucleare con l'Iran, che poi è arrivata la presidenza Trump nel 2018, l'aveva cancellato. Ma Biden stava trattando solo, ma aveva detto che faceva parte dei suoi programmi proprio un accordo con, con l'Iran. Cioè, non è che può smentirsi tutti i momenti questo, questo bravo uomo. Che sta alla presidenza degli Stati, degli Stati Uniti, no? Anche perché deve vincere un'elezione a novembre. Eh, deve vincere un'elezione. No? Se ci arriva come presidente di guerra, ho l'impressione che per lui si mette male. Lucia? È il frutto tossico delle scelte di Trump per il Medio Oriente, perché denunciando il JCPOA, l'accordo sul nucleare iraniano, non si sono certo resi più liberi le iraniane e le iraniani, eh, non si è fermata la corsa alla, verso l'arma atomica che forse adesso potenzialmente è sempre più vicina, non si è rovesciato il regime degli ayatollah, né salvificamente stringere tra Israele e alcuni paesi arabi gli accordi di Abramo hanno risolto la questione palestinese. Quindi chiaramente l'incapacità di Biden di offrire qualcosa di diverso a, questo, a questi frutti tossici del Medio Oriente disegnato da Trump ha portato un po' alla situazione. Ora, secondo me, Netanyahu continuerà su questa strada perché eh, da quando è al potere Netanyahu sostiene che il problema dei problemi è l'Iran, quindi non c'è una questione palestinese risolta da eh, tanti anni, non c'è Gaza chiusa dentro eh, senza che possa uscire, non ci sono i coloni che aggrediscono i palestinesi di Giordania, c'è il male dei mali, che è l'Iran. Con quale prima o poi cui... bisogna trattare, esatto. però. O forse con il quale, eh, dal punto di vista, bastava ascoltare il suo ambasciatore alle Nazioni Unite, dall'altra l'altra note, o, o con il quale alla fine dovremo ingaggiare una resa dei conti. Addirittura. Beh, sai, qua cercano di servirti il solito piattino, no? Iran, Russia e Cina, l'asse del male, no? Cercano il solito, il solito schema, l'unico schema che hanno dato gli Stati Uniti al mondo in questi decenni e che ci ha portato a fare guerre in Afghanistan, rivelatisi disastri, guerre in Iraq, rivelatisi disastri, Libia che si è rivelato un disastro, il tentativo di buttare l'Assad Bac... giù dal potere che si è rivelato un disastro. Continuiamo così. Continuiamo così. continuiamo così vabbè speriamo di no, grazie ad Alberto Negri grazie a Lucia Goracci grazie davvero e buon viaggio per il tuo prossimo reportage e grazie ad Alessandra Buzzetti, grazie davvero Alessandra ci sentiamo presto buonasera anche a te allora ringrazio anche voi che ci avete, che ci avete seguito anche questa sera noi torneremo la settimana prossima non andremo in onda, ci rivedremo il 2 maggio ma questa sera per semi di speranza andiamo insieme tutti in Pakistan Buona serata a tutti. Un prezioso seme di speranza fiorisce in Pakistan e precisamente nella provincia del Punjab dove sono concentrati i cristiani pakistani, meno di 2 milioni di persone tra 220 milioni di musulmani, una minoranza spesso vittima di fanatismo e violenza. Qui è stato eletto come ministro dei diritti umani l'avvocato cattolico Khalil Tahir Sandhu, da sempre in prima fila nella difesa delle persone colpite dalla legge sulla blasfemia, che in Pakistan viene usata come strumento di persecuzione delle minoranze. Ha partecipato anche al processo che ha portato alla liberazione di Asia Bibi. Sandu è stato compagno di studi del compianto Shabazz Bhatti, assassinato dagli islamisti nel 2011, ma non ha mai perso la speranza in una possibile convivenza pacifica nel suo paese. Credo nell'aiuto di Dio, ha detto, e lavoro per la libertà e la dignità di tutti. E di tutti, Sandu si è conquistato il rispetto, islamici compresi. Dobbiamo lavorare insieme, ripete, perché i nostri figli vedono in questa violenza solo un ricordo.